Per la buca della settimana ritorniamo a distanza di anni a Franciacorta, il Franciacorta Golf Club, The Wine Golf Course, ribattezzato nel frattempo. Con noi è Andrea Zani, grande professionista di golf, una famiglia che lavora nel mondo del golf. Tuo fratello sta curando questo campo come greenkeeper, molti premi in modo impeccabile, se sei d'accordo. Direi proprio di sì. Campo. Senti, oggi cosa giochiamo? Una buca particolare, una delle buche che caratterizza sì, un po' Franciacorta. Una delle signature hole di Franciacorta, è la buca 2 del percorso Satin, è un par 3 di 120 metri dove tiriamo da una penisola su di un isolotto, quindi questo qui è il green con un bunker sulla destra, abbiamo tutta l'acqua attorno alla buca. Buca facile all'apparenza, ma questo è uno dei laghetti che ha raccolto il maggior numero di palle nel golf italiano, credo. Esatto, credo proprio di sì, a qualsiasi livello. Senti, ha disegnata Pete Dye questo percorso, e questa è una buca che è una caratteristica che si rivede spesso in Pete Dye. Tra l'altro Franciacorta è considerato il suo secondo campo più bello in assoluto, o il terzo, forse al mondo, sbaglio? Sì, così ha detto. Questa è stata una delle. Allora andiamo a vedere come la giochiamo. Qualche anno fa l'avevamo fatta come lezione della settimana e tu l'avevi giocata per farci vedere come si gioca una palla in spin. In spin, esattamente. Andiamo a vedere se magari sto giocando alla buca me la rifai uguale. Va bene, ci proviamo. Allora, mantenendo sempre il giusto distanziamento in campo, mi raccomando, siate ligi alle regole, andiamo a giocarci questo par 3. Allora, dicevamo, 120 metri, ti declasso in prima categoria, non c'è particolare strategia perché deve essere solo messo vicino alla bandiera. Esatto, qui sì, c'è poca qui strategia. Qui non cambia di categoria in categoria, cambia solo il ferro. Esatto. Tu cosa giochi? Io gioco un 52 gradi. 52, vedete la differenza? Io un ferro 8 e siamo a posto. E siamo pronti. E andiamo a giocarci questa buca. Ok. Per prendere la direzione cercando un punto di riferimento sul terreno. Che bella che è. Un po' di giro appena giusta. Direi altezza. Filo corta. Un filo corto però la testa bandiera. Giusto per tornare allo spin di qualche anno fa. Allora invece io mi posiziono leggermente più a destra di te. Ok. Puntiamo l'olino qua. Guarda. Oddio. Però era sulla linea giusta. Direi proprio di sì. Sono contento allora. Vantaggio tuo. Andiamo a giocarci. Allora Andrea, questo green, spiegaci come lo affronti. Allora, questo green è molto in salita da questa parte e c'è una pendenza, conoscendolo so che c'è una pendenza da destra a sinistra, però la routine giusta per leggere un pad di questo genere è mettere la palla a terra, guardare la linea prima da questa parte, cerchiamo di capire quanto dislivello c'è e poi facciamo una camminata. Io tendenzialmente come routine conto i passi dalla mia palla alla buca, mi dà un'idea della forza e vado a vedere la linea anche dalla parte opposta per essere sicuro. Cioè, già camminando in questa fase non interviene per vedere le pendenze, perché tu la conosci solito, la pendenza. Sì, però mi metto, prima guardo da un lato, poi dall'altro e poi mi fermo a metà sotto pendenza per capire. Quindi lateralmente quanto. In effetti si vede il giro di pendenza del green. Esattamente, stando attenti a non pestare la tua linea, vado a guardarla anche dalla parte opposta. Ok, e mi fermo a metà in modo tale da capire bene quanta pendenza ho. Questa ed è una pendenza, la giusta routine prima di effettuare un putt. Un poi sappiamo che tu sei un esperto di sì. Poi metto
metto la linea che ho sulla pallina nella direzione in cui voglio che parta la palla, quindi sarà un 50 cm a destra rispetto alla buca. E sei pronto per imbucare questo birdie? Per imbucare, non farò tanto easy. Un paio di prove guardando la buca per capire ancora la spiegami forza. Quel dito che tu... Allora, io ho questa routine perché mi aiuta a avere la sensazione di tenere il polso sinistro molto fermo. Quindi facendo in questo modo sono obbligato a muovere le spalle. Poi quando vado a giocare metto un grip reverse, ma normale, non con il dito strano. Eh beh, direi un buon putt questo. Pena corta, ma va bene. Però la teniamo. La pendenza era quella che dicevi tu, in sì, effetti. Sì, un po' la forza, mi ha ingannato la forza. L'hai giocata qua. Beh, però in questo periodo i green al momento della ripresa sono perfetti, belli da vedere, ma sono anche un po' altini giustamente sì, per conservare. Anche perché l'erba in questo periodo dell'anno cresce molto. Diciamo che Franciacorta normalmente sono delle lastre di ghiaccio, perché esatto. Alberto Zanni, nonché tuo fratello, li tira da campionato, esatto. Sono uno spettacolo. Adesso sono in una fase giustamente per conservare e far divertire. No? Allora, provo ad andare io allora. Allora, vediamo, per la stessa logica io me la gioco leggermente a sinistra, non troppo, sei d'accordo? Esattamente, stando attento a non passare troppo la buca, perché subito oltre la buca c'è una bella discesa. Ok, quindi dobbiamo arrivare coi giri giusti. Diventa, avendo visto già la tua, un calcolo di forza. Esattamente. Va? Ok, allora leggermente a sinistra. Quindi qua si tratta di calibrare la forza. Scappata. Appena, peccato. Però un buon putt. Ci hai provato. Ehi, devo giocarla io adesso. Tocca a te. Vai, senza paura. Vale, appoggiata per un buon par comunque. Vedete, buca rovesciata all'interno in questo caso, oppure si usa anche un dischetto, oppure il blade up che per alzare la palla. Non bisogna toccare la bandiera, però con due dita senza toccarla. Esattamente, non andiamo sono a toccare. Sono riuscito a recuperarla. E qui adesso chiudiamo anche per te il par. Grande Andrea, guarda, ci mettiamo qua con le spalle questo splendido lago. Ci sono, pensate, tre laghi naturali qui a Franciacorta, sono spettacolari. Le stagioni ti fanno cambiare tutta la vegetazione. Due buoni par, abbiamo giocato alla buca 11. Caratteristiche di Franciacorta, questo isolotto. Alla prossima. Alla prossima. Come si usa adesso. Sì, esatto. Per Golf Televisione è tutto.